Il Maine Coon è una delle razze di gatti grandi più famose del mondo, perché oltre ad avere dimensioni molto diverse da quelle di un gatto comune, ha anche una personalità molto forte e ben definita e instaura un legame molto profondo con chi decide di prenderne uno. Vuoi saperne di più? In questo nuovo video ti spieghiamo tutto ciò che c'è da sapere sul Maine Coon. Non perdertelo! Il Maine Coon è una razza proveniente dagli Stati Uniti, precisamente dallo stato del Maine. Si pensa che intorno al 1850 arrivarono in America, dall'Europa o dall'Asia, dei gatti a pelo lungo che si accoppiarono con dei gatti locali a pelo corto. Il risultato dell'accoppiamento furono appunto dei gatti di grandi dimensioni, a pelo lungo e robusti, caratterizzati da una coda a macchie circolari che ricorda quella del procione, in inglese raccoon. Da coon, diminutivo di raccoon, viene la seconda parte del nome della razza. Il Maine Coon era popolare principalmente nelle campagne ed era diffusa nelle fattorie del nord-est degli Stati Uniti. Il gatto venne importato nel Regno Unito nel 1980 e nel 1982 la razza venne riconosciuta dalla FIFE. Nel 1993 venne riconosciuta anche dalla GCCF e oggi è un animale da compagnia popolare in tutto il mondo. Per sapere proprio tutto sul Maine Coon è necessario parlare delle principali caratteristiche fisiche del micio. È una razza di grandi dimensioni, caratterizzata dalla testa di forma quadrata, orecchie grandi e coda lunga. Ha un corpo robusto caratterizzato da ossa grandi e muscoli forti. I maschi si riconoscono perché hanno il collo muscoloso e forte, ma in generale sia maschi che femmine hanno zampe grandi e coda lunga quanto il corpo. Le orecchie sono molto particolari, poiché sono appuntite e hanno dei ciuffi simili a quelli di una lince. Gli occhi sono grandi, ampi e possono essere di qualsiasi colore. Il pelo è più folto nella parte posteriore, sui fianchi e sul ventre, mentre è più corto su testa, spalle e zampe. Ha una consistenza morbida e setosa e presenta anche il sottopelo che lo protegge dal freddo. Il Maine Coon è socievole, giocherellone e dolce. In generale sono gatti amichevoli che amano la compagnia dei padroni. Tuttavia, per avere un felino adulto socievole ed equilibrato, bisogna farlo socializzare sin da cucciolo. Tale fase inizia quando il micio ha 3 settimane e termina a 7 settimane. Fino a quel momento il micio deve stare con la mamma e il resto della cucciolata per imparare il linguaggio felino, come interagire con i suoi simili e come giocare senza fare male. Inoltre è importante che entri in contatto con altri animali e con le persone per evitare eventuali problemi comportamentali una volta adulto. Sono gatti che amano giocare e divertirsi anche quando invecchiano. Sono molto intelligenti, tanto da riuscire a imparare comandi e ordine più facilmente rispetto ad altri gatti. Come particolarità, sottolineiamo che i Maine Coon tendono a miagolare molto e a emettere diversi suoni. Adorano anche l'acqua e la neve. È un gatto adatto a famiglie attive e dinamiche, anche con bambini che hanno già avuto un micio. Si adatta facilmente a diversi ambienti, anche se sta meglio in campagna, dove può esplorare e sfogare i suoi istinti senza limiti. È un gatto docile. E se ben socializzato, non presenta problemi comportamentali. Prendersi cura di un Maine Coon non è difficile, ma può essere caro a causa delle grandi dimensioni. Ci riferiamo in particolar modo all'alimentazione, che deve essere composta da cibo di alta qualità, indipendentemente da se scegli crocchette, cibo umido o ricette casalinghe, per esempio la dieta BARF. Si tratta di un gatto che tende a soffrire di obesità, per cui dovrà dividere bene le dosi dei pasti. Anche se come tutti i gatti il Maine Coon dedica molto tempo all'igiene personale, è importante pettinarlo varie volte a settimana. Ciò aiuta a mantenere pulito e in ottimo stato il pelo, ma anche a prevenire e riconoscere in tempo eventuali problemi di salute, come problemi della pelle o la presenza di parassiti. Per pettinare un Maine Coon è necessario un cardatore. Per quanto riguarda il bagno, dovrai lavarlo solo quando è davvero necessario. E se hai intenzione di farlo periodicamente, cerca di abituarlo sin da cucciolo. Ricorda di procurarti una lettiera grande, in modo che il gatto possa fare i bisogni comodamente, e assicurati che sappia usare il tiragraffi, in modo che impari dove può marcare il territorio e dove no. I gatti amano giocare in compagnia e passare del tempo con il proprio padrone. Quando non sei in casa, lascia dei giochi al gatto insieme all'erbagatta ed eventuali passerelle sospese dove si può arrampicare. Per quanto riguarda le sessioni di gioco,
Ricorda che devono durare dai 20 ai 40 minuti. Ti consigliamo di portare il Maine Coon dal veterinario ogni 6 o 12 mesi per accertarti che stia bene. Inoltre rispetta sempre il calendario delle vaccinazioni e dei trattamenti antiparassitari interni ed esterni. La prevenzione è il modo migliore per assicurarsi che il gatto sia sempre sano. Di fronte a qualsiasi cambiamento comportamentale, parla con il veterinario e osserva sempre le feci e se spelle palle di pelo in maniera corretta. Le malattie più frequenti del Maine Coon sono la cardiomiopatia ipertrofica felina, la displasia dell'anca e il pectus excavatum. Prendendosi cura del gatto seguendo i consigli del veterinario, la speranza di vita di un Maine Coon è compresa tra i 9 e i 15 anni. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video documentario sul Maine Coon, regalaci un like, lascia un commento e iscriviti al canale per non perderti nessuna delle nostre novità. Alla prossima!